Allora, oggi abbiamo Ermal Meta che è venuto a trovarci e che sarà sul nostro palco questa sera, che è tornato. Come stai? Tutto molto bene, ciao, un saluto a tutti intanto. Gli stavo chiedendo, ma te la faccio anche adesso, mi deve dare una risposta più politica, no? Gli stavo chiedendo, lui che scrive testi importanti a livello proprio poetico, di scelta delle parole, quando sente alcune canzoni che diventano poi prima in classifica con dei testi molto basici, per usare un termine più neutro, come ti senti? Perché mi vuoi mettere in difficoltà? No, però bello, è una cosa carina. Ma come mi sento? Va tutto bene, insomma, i gusti della gente non sono sindacabili. A volte lo diventano perché sono effettivamente orecchiabili, a volte perché sono estremamente brutti, che c'è una grande curiosità. Stavamo parlando, Rossana, di una sindrome che è la sindrome del gatto schiacciato. Quando tu vedi una roba brutta per strada, una cosa che ti provoca un sentimento forte, la guardi anche se sai già che è una cosa brutta, no? Quindi ci sono delle cose, anche dei programmi televisivi, che fanno questo effetto. Sì, assolutamente, anche le canzoni lo fanno. Guarda, se tu vedi per strada due persone che si baciano, non è che ti fermi a guardarli. Se vedi due che litigano, li guardi. Ecco, vedi, abbiamo risolto un po' i problemi della discografia italiana. C'è attrattiva. Ho fatto una cosa molto bella, una cosa molto brutta. In questo caso lui è un esperto di cose molto belle. Un'avventura, un'avventura quest'anno che è partita da Sanremo. Beh, quest'anno è stato incredibile. Lo è ancora, in realtà, perché siamo ancora a metà percorso, nel mezzo del cammino di nostra vita, almeno per quest'anno. In realtà mi sembra che quest'anno sia collegato in maniera molto forte all'anno scorso, perché io in realtà sono 2 anni che non mi fermo, che concerti, dischi. Quest'anno ho avuto la fortuna di avere quella statuetta, però è nient'altro che un altro punto di partenza, poi alla fine non è mai un punto di arrivo. Mi aspetta un'estate rovente, sia dalle temperature quanto vedo che, qui con noi, che anche dal sicuro? Punto di vista dei concerti, insomma, un sacco di concerti da fare. La cosa ovviamente mi dà una grande gioia, perché poi la tridimensionalità di un concerto non la puoi contraffare. Tu sei una persona molto sociale, nel senso che lavori bene da solo, lavori bene quando scrivi per gli altri, lavori bene anche in coppia. Come si fa ad avere questo scambio di informazioni, di energie con le persone e rimanere poi sempre molto equilibrati anche quando si è da soli? C'è un segreto, è importante essere migliorativi quando lavori con gli altri. A volte quando si scrive con qualcuno si tende ad essere vittima del quello che ho fatto io è più bello di quello che hai fatto tu. In realtà non è così. Bisogna mettere da parte l'ego e capire che la tua idea non per forza è la più bella, magari quell'altra è migliore, quindi bisogna cercare di essere migliorativi. Beh, una cosa bellissima. Allora, lo lasciamo andare, diamo la linea a te, Rossana, lo sentiamo questa sera sul nostro palco, grazie a Ermal. Grazie a voi.